all'italiana. Niente di meglio che venire in questa, nella parte superiore di Regent Street, dove per intenderci la chiesa, c'è la chiesa di All Souls. Ciao, buonasera. E venire a prendere il caffè da Illy, da Illy Caffè, che è proprio pochissimo lontano da Oxford Circus. Vedete le, dove ci sono le bandiere celesti, azzurre, c'è la parte bassa di Regent Street, e poi invece siamo nella parte opposta. E questo è il caffè. Ha messo i tavolini fuori nonostante ci sia la... l'università che ha fatto storie. Comunque, faccio entrare, vi faccio dare un'occhiata, perché abbiamo preso il caffè qua e oltre ad essere ottimo hanno poi un menu di caffè veramente straordinario e di cose prelibate. Questo è il punto vendita, lo shop. Questa è la collezione dell'Expo. Le tazzoline sono carinissime e questa è la composizione delle tazze che c'è nell'installazione con le tazzoline. E ci sono i tavolini sopra, quindi è pure un buon posto per eventualmente fare una riunione di affari, un piccolo meeting di lavoro. E poi ci sono i tavolini qua giù e quelli fuori. Faccio vedere il banco. Nel banco ci sono delle specialità da gastronomia. Qualche dolcetto. Faccio dare un'occhiata al menu. Posso avere un menu, per favore? Menu. Sì, ecco. Grazie. Quello di questo qua, grazie. Vi faccio vedere un po' di caffè che c'è. Qua. Questa è quella, la crema, l'affogato, la crema, trio. Veramente una scelta invidiabile. I prezzi sono normali, l'espresso è un po' un 80, quindi non è neanche particolarmente costoso, se considerate che il locale è molto carino ed è pure a due passi da Oxford Circus, proprio in pieno centro di Londra. Non credo che si possa chiedere di più. Anche più buono quello che fanno in Italia. La miscela è la stessa. No, veramente l'Apple Store, io vado a quello di Stratford che mi è più vicino e congeniale. E poi il più grande è quello di Covent Garden, non quello di Regent Street.